Questo programma è offerto da Sandokan, linea anti zanzara tigre. www.sandokan.com. Facciamo conto che non sappiate niente, facciamo conto che ancora non sappiate come è finita la 27esima edizione del Playground dei Giardini Margherita. Partiamo dall'inizio, anzi no, dagli ultimi tre giorni. Già vi avevamo raccontato di un gruppo che Stefano Salieri e Simone Salemme avevano assemblato in maniera impeccabile. Già sapevate di un gruppo che aveva dominato il girone di qualificazione e aveva pure raggiunto la semifinale. Vi restava da sapere cos'era successo dopo, tocca a noi dirvelo. La preparazione alla sfida con la CIA di Mancinelli e Hackett è stata tradizionalmente rigidissima, festa alla Locanda delle Rose. Ricco buffet in un ambiente di gran classe, con presenza femminile di notevole spessore. Le mise eleganti si sprecavano come i sorrisi degli ospiti estasiati. Il ritiro all'olandese proposto dal coach ammiratore del grande Cruyff funziona, perché la sera successiva, al cospetto dei due nazionali, arriva il clamoroso successo grazie a una tripla sulla sirena di Casadei e Sport Club vola in finale. C'è tempo per cenare e brindare, ma il giorno dopo si è già in campo. Gli avversari sono i ragazzi di Limited Edition, un nuovo sponsor per questo Playground che porta in dote il suo amore per il basket. Non è poco, perché Zanna, il titolare, si affianca a Max Midulla, che ha già alzato il trofeo in passato e sa che di brutte figure non ne farà di certo. Infatti è lì a giocare per l'ambito titolo, con il rimpianto che se un suo ottimo giocatore di Serie A non si fosse infortunato, per la privacy non vi dico il nome, le chance sarebbero state superiori. Può vincere anche così, infatti la mano calda dei bianchini porta punti d'euforia, ma tra le fila di Sport Club le schiacciate di Visconti la freddano. Gara punto a punto fino a 1:30 dalla fine, poi proprio il lungo chiude la pratica dominando sotto le plance. Sport Club 74, Limited Edition 65. Sport Club alla prima partecipazione vince il Playground dei Giardini Margherita. Jack Bonora alla sua 13ª partecipazione vince per la prima volta il Playground dei Giardini Margherita. Ovviamente il merito non è suo, ma di chi l'ha portato fino a qui? Comincio dall'MVP della partita, Visconti, semplicemente monumentale. Uno che si fa 1600 km a sue spese, dorme in un ufficio e chiude con 11 su 14 al tiro e 13 rimbalzi. È un grande. Persone e giocatori così sono da tenere stretti. Merita la Lega 2 e una camera d'albergo. Miglior marcatore, Casadei. Ho sostituito il poster con la tripla di Danilovic con quello della tripla di casa. Ma non va ricordato semplicemente per quel canestro in semifinale, piuttosto per avere letteralmente dominato. Sempre. Miglior giovane, Menarini. Dice Salemme, prendiamolo questo che difende. Scopro anche uno che porta palle e fa canestro, oltre che un ottimo ragazzo. Premiato con una serata nel breve del Pineta durante il VIPmaster e foto con Melita Toniolo, meglio del trofeo. Nannoni, dice suo fratello che allena d'Occhiobello in Serie D, un paio di minuti può darteli, ma che ne gioca 25 sia in finale che in semifinale e contribuisce non poco a vincerle, grazie mille ai due fratelli. Buonaiuti, carismatico, vincente, istrionico, semplicemente lo voglio sempre in campo. Scala, gioca una buona finale, in difesa da una bella mano. Righini, sarà per il capello brizzolato, ma ha tanto del capitano che ama raccolti i compagni e dà la carica, prezioso. Minozzi entra, tira e spesso fa canestro. Un piacere averlo in squadra. Un peccato avergli dato poco spazio in finale, ma questa vittoria è anche sua.
del Brocco. Vale lo stesso discorso fatto per Bisconti per ciò che concerne chilometri, alloggio e persona. Saltatore micidiale da tenere d'occhio. Per ora lo hanno fatto le ragazze di Sport Club, ma potrebbero farlo anche i GM dopo il suo grande torneo. E di Jack Bonora che dire? Sicuramente poco seguito in panchina, ma alla Taverna del Postiglione dominatore assoluto. Se vuoi vivere una vacanza davvero di classe, scegli Fantini Club. Se non ti bastano il sole, il mare e lo sport, scegli Fantini Club. Al Fantini Club c'è di più. Benissimo, siamo contentissimi. Poi siamo riusciti a far vincere questo torneo Jack Bonora. Penso un'impresa non da poco, però siamo contenti. Ma com'è allenatore, severo oppure? Un ottimo allenatore, ti lascia fare si può dire. Un'autogestione, ottimo così. E come pensi di aver giocato? Dai, onestamente, abbiamo dato tutto il contributo. Poi voi da fuori ci avete aiutato, voi ragazzi. Ci caricavate. È stata una fatica incredibile, dopo 7 mesi di inattività, però è stato bello riniziare qui. Poi con questa vittoria, l'ambiente, Jack, Luigi, un'emozione, tutta la gente qui. Ma com'è andata la partita avendoci lì vicino? Noi abbiamo distratto le ragazze di Sport Club. Vabbè certo, non è facile concentrarsi, però è sempre comunque una buona visione. Thank you.
invece è la coppa più bella degli altri? Non lo so, però sono contento, dico la verità. Di cosa hai vinto? MVP, che sarebbe il miglior giocatore, che è una cosa che fa sempre piacere, soprattutto in un torneo prestigioso come questo. E soprattutto considerato che ho fatto vincere i Giardini Margherita, Jack Bonora, considero ufficialmente la mia carriera completa. Ma miglior giocatore perché sei più bravo tu o perché ti passavano sempre la palla? Perché mi hanno passato sempre la palla, altrimenti come cavolo facevo? Ero abituato da lungo, non me la passano mai. Jack mi ha inventato di farmi giocare da piccolo e la palla l'avevo sempre nelle mani, è una soddisfazione. Parte la grande notte dei festeggiamenti, le due squadre si ritrovano allo stesso desco per ridere, per ricordare aneddoti, per corteggiare le ragazze e per ricordare a tutti che il playground è questo. Ventisettesima edizione del playground, 27, il numero dei miei anni, dice la signorina Silvania Fantozzi, me lo giochi, lui gioca e vince, solo che il Duca Conte Semenzara dice set a moi e si porta via tutto, questa volta invece il trofeo non lo tocca nessuno, l'ha vinto Sport Club, si pari. Sono Andrea Migardi, sono al Parco Culturale Nasice, Castenaso, un posto fantastico, guarda che meraviglia, diventato la casa del Festival delle Arti. Tutte le sere qua, pensa che estate meravigliosa, a lume di candela, ristorante, giovani artisti che si esibiscono. Vi aspetto tutti quanti, i giovani vi aspettano. Ciao! Edil Group Costruzioni Civili e Industriali. Telefona per informazioni allo 051 61 30.